Corrado. Ciao. La prima domanda, più che una domanda, è chiederti come sta, dato anche il periodo. Beh, diciamo che dato il periodo sto bene, stiamo bene. Bene, siamo qua, quindi non possiamo lamentarci, ecco. Bene, tu in questo cortometraggio hai interpretato il tenente Frezza, giusto? Esatto. Esatto, un tenente fascista. È sicuramente un ruolo di grande rilievo e impegnativo, tanto più per il fatto che io ho saputo che nella tua famiglia il partigianato ha avuto un'importanza non da poco, insomma. Quindi vuoi raccontarci un po' qual è stato il tuo rapporto con questi due mondi così contrastanti? Sì, come hai detto bene, io provengo da una famiglia antifascista. Mio zio, il fratello di mio nonno paterno, è stato capitano degli Alpini e successivamente, dopo l'8 settembre, è entrato in clandestinità, ha organizzato la resistenza in Valle Pesio. E, indubbiamente, ricoprire un ruolo così lontano da quelle che sono le tradizioni di famiglia non sono state così semplici, perché provengo da una realtà completamente diversa, però sono convinto che a maggior ragione, per rendere onore a una memoria così importante, sia stato altrettanto importante anche mettersi in gioco. Forse sarebbe stato più facile ricoprire il ruolo, no, dall'altra parte, della vittima, piuttosto che del carnefice, ma ripeto, secondo me l'onorare questa situazione, questa esperienza raccontata così bene, necessitava anche di questo sforzo, assolutamente. Certo, forse a volte mettersi anche negli altri panni, esatto, aiuta molto a capire, a comprendere anche tutto, l'insieme di quello che è stato lo svolgersi degli eventi, assolutamente sì. Certo, ma io so che tu pratichi anche la cosiddetta clown terapia, quindi diciamo che il tuo è un ruolo solitamente più comico che freddo, razionale, come può essere quello di un tenente fascista, ecco. Quindi come sei riuscito ad interpretare questo personaggio che è così in antitesi con quella che è la sua natura? E questa è l'altra difficoltà. Accanto. Grazie. Grazie. Servizio completo oggi. Accanto a quella che è una difficoltà. Accanto a quella che è una difficoltà indubbiamente legata ad una mia tradizione, c'è un'altra tradizione che è quella legata al momento. Io sono, per storia, per il mio percorso, chiamiamolo tra virgolette artistico, legato a un personaggio fondamentalmente comico o a ruoli comici se non grotteschi. Svolgo la pratica della clownterapia da 14-15 anni e in tanti contesti ospedalieri, all'estero, in missioni umanitarie. Entrare in contatto con un mondo così diverso, con un ruolo così diverso, è stato impegnativo, ma come ripeto, come ho detto anche prima, altrettanto anche piacevole nel mettersi in gioco. Certo. Complicato ma piacevole. Mm. Partendo dal presupposto che io questo personaggio non lo conoscevo, non avevo una immagine anche solo fotografica di come dovesse, sì, essere, di come si potesse rappresentare, o un racconto sul carattere della persona. È stato interessante costruirlo, ecco, proprio è stato questo. Interessante anche viverlo, perché secondo me quello che è stato importante per arrivare a rendere situazione insomma, è farlo mio, esattamente. Esatto, e quindi nel concreto come sei riuscito a costruire questo personaggio? C'è stato qualcosa in particolare che ti ha portato ad incarnare così bene questo personaggio? Ho cercato di, come dire, di immaginare come poteva essere, come potesse essere un esecutore di una strage. Perché mi sono immaginato un soggetto che riceveva un ordine superiore, come oggi ne riceviamo tanti nel mondo del lavoro, nel mondo della scuola. Guarda, devi fare questo compito, devi fare questo determinato lavoro e devi farlo in un certo modo. E coi tempi la cosa probabilmente è stata vissuta in questi termini. Guarda tenente, c'è da eseguire questo perché è successo quest'altro fatto, tu esegui. Non ti viene chiesto di sapere o di percepire un'emozione in funzione di quello che io ti chiedo di eseguire. Lo devi eseguire, basta. Certo. Nella domanda che mi hai fatto precedentemente, è vero, io ricopro spesso ruoli comici e grotteschi,
La tentazione all'inizio, soprattutto osservando le realtà cinematografiche, no? Parallele a questo personaggio, mi ero immaginato in un primo momento di renderlo persino, non diciamo buffo, ma con una conformazione diversa da quello del freddo mero esecutore. Mm-hmm. Il rischio, che insomma ci ho pensato parecchio quest'estate, era di portarlo addirittura a essere simpatico, che secondo me sarebbe stato esattamente l'opposto, sì, di quello che mi è stato proprio necessario staccare, esatto, le emozioni, quello magari anche la storia, quello che noi sappiamo degli eventi rispetto a quello che è il personaggio che hai dovuto interpretare. Esatto. Sì. Ecco, una particolarità è sicuramente che tu in questo progetto sei uno dei pochi adulti, perché questo è un progetto nato grazie ai ragazzi, formato principalmente da tutti i giovani. Quindi la cosa che mi viene a chiederti è una tua opinione su come questi ragazzi siano riusciti a mettere in scena con una grandissima sensibilità questi eventi. Il lavoro che hanno fatto questi ragazzi, secondo me, è un lavoro eccezionale. È vissuto, costruito con una sensibilità spiccatissima, perché ricostruire, far rivivere quegli eventi così lontani, anche se non poi così lontanissimi, certo, da noi, non è cosa da tutti, soprattutto in un contesto giovanile come questo, in un momento storico come questo, dove l'attenzione è spostata da tutt'altra parte. Esatto. E questo è stato un qualcosa di fondamentale, perché la memoria è un qualcosa di importante. Io penso sempre che troppo spesso ci troviamo a passare nelle nostre piazze, nelle nostre città, in una qualche via o piazza dei martiri di qualcosa, qui in questo caso San Benigno, sì, è piazza dei 13, certo, martiri, ma non ci chiediamo mai da dove arrivino questi martiri, di chi siano figli, perché qua ci sono mamme che sono rimaste senza figli, sorelle senza fratelli, e secondo me essere già consapevoli di recarsi in San Benigno con una consapevolezza diversa, secondo me è già un passo fondamentale. Certo. Quindi un plauso veramente a questi ragazzi, da tutti, da chi ha costruito la sceneggiatura, a chi l'ha girata, a chi si è occupato della messa in scena, delle coreografie, dei trucchi, delle musiche, perché è un qualcosa che rimarrà, e secondo me questo, sì, è un valore fondamentale, soprattutto in un'epoca come questa. Sì, e infatti secondo me è proprio questo, questa è la particolarità che sta in noi giovani, in noi ragazzi, riuscire anche in un periodo così difficile in cui l'attenzione è spostata da tutt'altra parte a continuare a vivere un po' la nostra vita, diciamo, ma riuscire a pensare anche ad altro e anche ad altri, perché facendo questo progetto sicuramente hanno pensato anche avanti, nel senso, noi qua oggi abbiamo ancora, i ragazzi hanno potuto parlare direttamente con chi ha vissuto questi eventi, però tra qualche anno non sarà più possibile, quindi certo, sicuramente questo è un gesto di grande onore. Una proiettarsi in futuro, perché questo è fondamentale, vivendo consapevolmente il presente ma con uno sguardo attento al passato, perché il passato è un maestro, ci insegna e ci insegna a vivere meglio anche nel futuro, a maggior ragione secondo me in un momento come questo. Mi è stato riferito che l'ultimo giorno di riprese, quindi quest'estate ad agosto, mentre eravate in chiesa, entra un signore, si rivolge a te e ti fa: ma tu sei uguale proprio a quel sergente là, quel tenente. Bene, come l'hai presa, insomma? Insomma, non è stata proprio una situazione semplice, nel senso che proprio alla luce del fatto che chissà se sono stato in grado di rendere il personaggio nella maniera corretta, cioè per far vivere correttamente quella situazione, chissà se sono stato veramente capace. Ricevere una testimonianza di chi ha vissuto questa esperienza in prima persona, perché questo signore è stato proprio presente, presente in quel momento, il giorno dell'eccidio, se da un lato mi ha dato un forte senso emotivo di partenza a quel momento, dall'altra ho capito, allora ce l'ho fatta, cioè sono riuscito, sì,
a fare quello per cui ero stato chiamato, cioè a rendere il personaggio come doveva essere. Sì, e questo ti spaventa un po' forse? Per il futuro, beh, cercherò di tenere i toni sempre bassi, perché secondo me ho paura di prenderci un po' troppo a ruolo. Va bene. Ti ringrazio moltissimo per essere stato qua con noi oggi e sicuramente tantissimi complimenti per il tuo lavoro, quindi grazie. Grazie a te.